Ефірі президент Владимир Путін. L'Ucraina è stata al centro dell'annuale linea diretta di Vladimir Putin con il paese. Il presidente russo ha risposto ai giornalisti e alla popolazione in diretta televisiva. Putin ha nuovamente accusato Kiev di portare il paese verso il baratro ricorrendo alla forza nell'est e ha dichiarato di non aver paura della NATO. L'Occidente, chiede il giornalista, è convinto che dietro agli eventi nell'Ucraina dell'est ci sia la mano di Mosca. Cosa risponde a queste accuse? È una sciocchezza. Nell'Ucraina orientale non ci sono truppe russe, né servizi di sicurezza, né consulenti militari. C'è solo la popolazione locale. La prova è che queste persone non nascondono i loro volti. Questa è la mia risposta ai partner occidentali. Non possono andare da nessuna parte. È la loro terra. Dovete parlare con loro. Вони нікуди не уйдуть. Вони хазяева цієї землі. І потрібно розмовляти з ними. Putin ha ammesso per la prima volta che le forze armate russe erano presenti in Crimea in occasione del referendum, aggiungendo di ritenere un proprio compito garantire le condizioni per la libertà d'espressione. Questo è il motivo, ha detto, per cui i nostri uomini hanno sostenuto le forze di autodifesa della Crimea. Hanno agito in modo corretto, risoluto e professionale. Per la prima volta le domande al presidente russo sono arrivate anche dalla Crimea, annessa alla Russia con il referendum del 16 marzo.